Le compagnie aeree low cost continuano a puntare fortemente sullo scalo di Capo di Chino. È il caso anche di Volotea, testa spagnola e performance sempre più brillanti, al punto da toccare un fatturato di 300 milioni di euro nell'anno in corso. Il vettore con il simbolo a scacchi bianchi e rossi ha fatto registrare nell'estate 2017 un incremento del 72% e per lo stesso periodo del prossimo anno ha voluto lanciare due nuove rotte in partenza da Napoli verso Cefalonia e Rodi. Un segnale molto importante per l'aeroporto di Napoli, come sottolinea Margherita Chiaramonte, responsabile sviluppo network dello scalo partenopeo. Quest'anno siamo qui di nuovo a presentare nuove tratte lanciate da Volotea. Dal loro inizio dell'operazione su Napoli nel 2012 ogni anno hanno aggiunto nuove destinazioni. Quest'anno sono arrivati a ben 19 e sono diventati leader sul mercato greco con 8 isole greche che collegheranno l'anno prossimo. Sono il primo vettore a collegare Napoli alle isole elleniche e sono leader anche sul mercato domestico, quindi si sono ritagliati una nicchia di mercato importante e senza badare alla crescita di magari concorrenti più importanti e agguerriti, loro stanno continuando, quindi uno sviluppo molto interessante e che ben si confà alle esigenze del nostro mercato. Sale dunque a 19 il numero di città direttamente raggiungibile con Volotea, che nelle estate appena trascorsa ha registrato un incremento di 171.300 passeggeri. Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia. Due nuove isole greche, Cefalonia e Rodi, che saranno collegate al Capo di Chino a partire dal prossimo giugno. Queste destinazioni sono già in vendita sul nostro sito con tariffe a partire da 9 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse. Questa è una speciale promozione che abbiamo live per 48 ore, quindi consiglio a tutti di visitare il nostro sito per prenotare al più presto la prossima vacanza.